Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina nel tragitto che mi porta verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un negozio di informatica a Siracusa, in via Reierone II al numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Magari approfondiamo determinate tematiche, magari ancora si informano sulle cose di cui magari tratto appunto in questa diretta. Intanto nel testo stamattina ho scritto 13 gennaio 1946-2022. Perché? Perché oggi 13 gennaio nel 1946 veniva alla luce mio padre, per cui colgo l'occasione per fare lui tantissimi auguri. 76 anni quindi oggi fa, caspiteria. E tra l'altro perché ha la fortuna di conoscere mio padre, sa che tipo è, sempre attivo, quelle pochissime volte in cui io magari mi devo allontanare per motivi particolari dal negozio, lui corre sempre da Carlentini, dove abita, e mi viene a dare sempre aiuto e supporto, quindi un grazie di tutto e tanti auguri di nuovo. Che per chi l'ha conosciuto è quel signorotto molto magro che mi viene a trovare, che ho trovato ogni tanto nel negozio in mia vice, per chi l'ha conosciuto ha comprato anche il suo olio d'oliva, lui è un grande appassionato che da sempre raccoglie oliva, poi la va a molire, va al frantoio e produce appunto olio d'oliva. Chiusa parentesi, per chi volesse ha bisogno di olio d'oliva, gli do il suo numero di telefono, magari lo contatta e vedete un pochettino. Allora va bene, andiamo a cose che possono essere interessanti. Sul post idrogeno che ho fatto ieri, devo dire che ho ricevuto diversi messaggi. Io mi auguro, insieme a tutte le persone che hanno contattato, che stanno dando il loro contributo, che poi realmente ci sia anche un solo spunto da questa idea, da queste idee, che magari poi venga portata avanti. Utopia? No. Utopia, ieri ho cercato di spiegarlo, ci torno un secondo. Il governo nazionale a un certo punto proverà a coinvolgere le amministrazioni nel momento in cui ci saranno dei ritardi, farà da sé, per cui i 40 distributori che sono previsti nel piano nazionale andranno sicuramente, quantomeno i 40 se non di più, individuati e insediati. Ci saranno delle scelte, è ovvio che in un panorama politico come quello siciliano, se ci sarà l'idea di mettere uno o due distributori, non lo so, in Sicilia, se secondo me ci fosse sin da subito il parere di un'amministrazione, magari dalla provincia di Siracusa, che decida di portare avanti il progetto, probabilmente avrebbe priorità, altrimenti capite bene che un distributore del genere i numeri lo metterebbero piuttosto che a Palermo o a Catania, ecco. Quindi spero che una politica diligente, qualche imprenditore industriale colga l'occasione e venga realizzato un distributore del genere nella provincia di Siracusa. Abbiamo ipotizzato accanto all'autoporto che c'è a Melilli, ma è molto indifferente dove, perché sarà il primo di una lunga serie di energia pulita che venga fatto a Palazzolo piuttosto che a Pachino, piuttosto che appunto a Melilli, è molto irrilevante, perché una carica a pieno di idrogeno permette di fare 400 km, lo dico i numeri, si ricarica in 20 minuti, per cui un autista di un mezzo pesante andare a caricare a Pachino, a Portopalo, a Palazzolo, piuttosto che a Melilli, cambia davvero poco. Bello sarebbe appunto per l'economia siracusana che venisse fatto nella provincia di Siracusa e non in zona industriale a Catania. Ecco, cambiamo totalmente argomento. Sapete, io mi occupo anche di cose molto locali, diciamo così. Ieri
sono stato contattato da un signore, non sulla pagina segnata da Buca, bensì sul mio profilo personale pubblico, Salvatore Russo. E questo signore mi ha mandato un messaggio dicendomi se in via Modica avevamo fatto noi interventi di messa in sicurezza. Io ho fatto un po' di vento locale, ricordavo che cosa l'avevamo fatta ai primi di dicembre, anche se lui è scritto prima di Natale. Ai primi di dicembre abbiamo fatto che cosa tra via Modica, via Monterosso e altre vie là limitrofe. Ringrazio anche, anzi mando a salutare, ringrazio Angelo e Maria. Avevamo fatto qualche cosa e io ho chiesto perché, e lui mi ha detto: no, guardi, avevo fatto una serie di segnalazioni su un post, credo abbia fatto un post Facebook, e di queste segnalazioni sono state messe in sicurezza solo due buche. Anche io gli ho risposto: guardi, molto probabilmente quelle due buche che sono state messe in sicurezza sono state messe in sicurezza dopo che vi è stato qualche incidente. Perché come funziona? Il cittadino che ha un incidente in una buca chiama la polizia municipale, si fa referire l'incidente e poi fa causa al comune. Cosa succede immediatamente dopo? Che ci vanno i vigili, chiedono con somma urgenza che la buca venga messa in sicurezza dall'azienda che ha probabilmente l'appalto, la mettono in sicurezza. Però cosa succede? Che le altre 32 buche presenti su via Modica vengono lasciate aperte. Quindi, come dire, io uso sempre il termine che poi qualcuno si arrabbia, ma non è così, è così. Non ci sono alternative. Allora, se volete aiutarci, noi siamo disponibili. Purtroppo l'appello che io ho lanciato all'assessore Tota e al sindaco di Siracusa non è stato colto. A me dispiace perché io do delle occasioni, delle opportunità ai nostri amministratori che non le sanno cogliere. Avevo chiesto loro semplicemente: guardate, non ci sono i soldi, perché ci dite che le casse comunali non avete soldi, vabbè, tagliatevi gli stipendi, il 30% penso sia una somma equa, compriamo 1.000 sacchi di bitume più 1.000 sacchi di bitume e come volontariato civico ci mettiamo a disposizione della città. Quello che abbiamo fatto fin qui, solo che anziché chiedere i soldi ai cittadini, voi che siete i nostri amministratori, dato il periodo di forte crisi, mettete voi una mano nel cuore, una mano nel portafoglio e comprate voi i sacchi di birra. Li omaggiate noi e noi andiamo a mettere in sicurezza. Il tutto autorizzato. Ovviamente non è stata colta questa occasione. Vabbè, vedremo poi se in futuro ci saranno altri portatori di interesse, per passare questo termine, che saranno disponibili. Dicevo, questo è per farvi capire che o c'è l'incidente, allora qualcosa si muove, però chiaramente poi ci sono i danni, il comune andrà a risarcire purtroppo chi avrà avuto l'incidente, oppure c'è solo esclusivamente il volontariato civico. Va da sé che quest'anno, dato che il prossimo anno, da quanto ho capito io, si va a votare, vedrete voi che faranno le cose più incredibili, proveranno a mettere in sicurezza la qualsiasi cosa, però senza un piano di intervento sono una perdita. Quindi noi ci siamo, se la politica, la buona politica, vuole cogliere l'occasione di mettere in sicurezza le buche stradali in questa città, noi siamo disponibili ad aiutare, come abbiamo sempre fatto. Cambiando totalmente argomento, ieri una cittadina mi ha rimproverato di aver dimenticato di parlare di Traversa Case Bianche. Traversa Case Bianche si trova, diciamo, tra zona Tivoli e zona per andare verso Floridia. È una traversa tra l'altro molto, molto abitata, un paio di miei clienti tra l'altro abitano là. Io ricordo un paio di anni fa, due o tre anni fa, feci anche un sopralluogo là sui luoghi insieme a un geometra. Perché qual è la situazione? Traversa Case Bianche è una,
diciamo, chiamiamola una via, con delle vie che poi la attraversano, quindi una zona abbastanza popolata, dove negli anni i residenti hanno fatto le donazioni dei terreni, della strada, al comune. Il comune doveva acquisirle e farci sottoservizi. A quanto ho capito io, l'unica cosa che c'è è la fognatura, perché poi l'acqua, il servizio idrico, a quanto ho capito io, hanno loro una trivella e pagano in base ai metri quadrati del terreno. Però chiedono illuminazione, chiedono servizi, anche perché loro pagano le tasse, non le pagano gli altri siracusani. Perché la signora mi ha rimproverato? Perché la signora ha visto il progetto sull'illuminazione pubblica delle vie, con la realizzazione dei sottoservizi e con, per finire, il riasfaltare il tratto di strada. Io, cara signora S, la chiamerò così, cara signora S, io mi auguro che i nostri amministratori dirigenti, che sono quelli di prima, colgano l'occasione, vadano a copiare i progetti che altri comuni stanno facendo nel Ragusano, darò anche questa ulteriore spunto di riflessione, e lo applichino anche a Siracusa. Si può fare. Basta che il progetto abbia come fonte principale l'illuminazione con pannelli fotovoltaici e o eolica. Da lì si sviluppa un progetto di sostenibile di realizzazione dei sottoservizi, laddove mancano, in questo caso il servizio dell'acqua pubblica, e nel frattempo poi ciliegina sulla torta, si riasfalta il tratto di strada. Questo vale per via Traversa Case Bianche, via Luigi Monti, via Pantelleria. Vi potrei fare una linea di sterminata di vie in città senza illuminazione pubblica. Qualcuno mi ha scritto: ah, ma poi si rubano i cavi. No, no, non si rubano assolutamente nulla, perché il palo ha all'interno la tecnologia per auto alimentarsi, ha il pannello fotovoltaico sul tetto con eventualmente anche la ventola di ricarica, per cui è tutto fattibile, non ci sono fili, non si rubano nulla. La volontà politica serve. Io mi auguro che questa, come tante altre idee in passato, venga rubata, e io sarò sempre contentissimo, che una volta dissi che se si rubano cultura sono contentissimo, se si rubano quest'idea io sono ancora più contento, perché non è importante chi fa le cose. D'altronde, vedete, solo questa amministrazione attuale ha la possibilità di accedere al PNRR, per cui se non adesso, quando? Ecco, passatemi il termine. Vabbè, me ne vado a lavorare, che oggi è giornata molto complicata, mi scuso col cliente che da 2 giorni gli devo fare un preventivo per una macchina gaming, oggi gli giro tutti i dati. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.